E questo insegnante ci disse: uno alla volta andate sul palco, improvvisate, sul nulla. E io andai, trovai un chiodo sul palco, presi sto chiodo e cominciai a dire delle cose a sto chiodo. Quando scesi dal palco, l'insegnante mi guardò e mi disse: ma tu hai mai pensato di fare un percorso di analisi? Sono Elena Radonicic e faccio l'attrice. Quello che mi piace di questo lavoro è, prima ancora che tentare di restituire qualcosa, è proprio questa osservazione maniacale degli altri, perché genera una compassione immediata, no? Cioè, se tu devi interpretare un personaggio che è molto distante da te, che prova a fare e dice cose che tu non diresti e non faresti mai, necessariamente ti metti nei suoi panni, e così facendo, diciamo, inneschi una catena di compassione che non può che farti stare meglio. È una specie di terapia. Non mi è mai capitato di sentirmi discriminata o ostacolata in quanto donna, però mi è venuto in mente che certe volte forse io mi sono discriminata da sola, per esempio nel tentativo di risultare più simpatica del dovuto o più carina del dovuto. Soltanto da adesso che sono più grande ho cominciato a fregarmene, però c'è stato un lungo periodo in cui, tra me che cercavo di esercitarmi nella femminilità, diciamo, un po' perché è una cosa naturale e divertente anche dell'adolescenza, e un po' perché appunto avevo il sospetto che fosse una cosa che servisse nel mondo. Servisse nel senso non che ti portasse a un obiettivo, servisse nel senso che fosse necessaria. La mia vita professionale e privata è cambiata con la maternità e sta cambiando in un modo che io ovviamente, non essendo ancora distante nel tempo, non riesco a formalizzare, però il paragone che mi viene da fare più impellente è un po' come l'inizio dell'attività sessuale, cioè tutto quello che sei prima è un fatto, e tutto quello che c'è dopo non esclude quello che c'è prima, ma lo arricchisce in un modo che tu non puoi immaginare, no? Perché tutto quello che mi è accaduto in realtà è qualcosa che mi ha modificato, cioè mi ha aumentato, come se mi avesse ampliato il pendolo di emozioni. Quelle felici sono estremamente più felici, quelle drammatiche sono estremamente più drammatiche. No, mia figlia si chiama Anna, però al momento ai posteri forse arriverà come Polpetta, perché è stata momentaneamente ribattezzata così anche. Se Polpetta mi dicesse che vuole fare l'attrice, no, io non ho al momento nessuna proiezione su di lei. Una volta un regista molto famoso, molto importante, a cui ho chiesto, non avevo figli, a cui ho chiesto che cosa si augurasse per i figli, più di tutto, visto che non si possono salvare, non si possono proteggere, non si può fare niente, bisogna lasciarli vivere cercando di dargli gli strumenti per essere liberi, no? E lui mi ha detto una cosa che mi sono tatuata a fuoco nel cervello e che spero di riuscire a trasmettere ad Anna, mi sembra forse la cosa più importante. Mi ha detto: spero che brucino per qualcosa, perché questo ti tiene in vita. Fuggire a gambe levate dall'apatia, dall'ignavia, questo mi sembra l'obiettivo principale.